Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, in questo video andremo a parlare di un argomento che vi giuro mi chiedete sempre, 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 soprattutto nelle dirette. E ogni volta io vorrei rispondervi, però secondo me è un argomento, uno, molto importante, due, su cui c'è da parlare molto, quindi ho deciso di farvi questo video, così ogni volta che me lo chiederete vi manderò qui a vedere questo video, appunto, in cui vi spiego bene tutto. L'argomento, appunto, è liceo delle scienze umane, che è quello che frequento io. Esistono due tipi di liceo di scienze umane: quello normale, che è quello che frequento io, quindi classico, e socio-economico, se non mi sbaglio. Faccio scienze umane normali, quindi vi parlerò principalmente di quello, anche perché dell'altro non so poco e niente. Allora, partiamo dal video che ha fatto scandalo, dove soprattutto un sacco di persone hanno cominciato a dire no, no, ma allora il liceo delle scienze umane fa schifo, eccetera, eccetera. Che era questo video qui, che vabbè, lo metto qua nell'info box, in cui ironizzavo sul fatto che, vabbè, questo è il tipo di trend, però comunque ironizzavo sul fatto che mi servisse uno psicologo dal momento che faccio scienze umane. Tutti nei commenti, no, ero convinta, adesso non lo prendo più. Questa cosa mi ha fatto pensare, ok, è arrivato il momento giusto di fare il video. Sono qui per smentire questa cosa che era semplicemente un video ironico, cioè vabbè. Ovviamente qualsiasi liceo arriva il periodo in cui ti manda in mental breakdown, diciamo, perché arriva quel momento in cui devi studiare tanto perché manca poco agli scrutini e quindi sei stressato, però comunque questo è ogni liceo, almeno credo, poi dipende. Secondo me la scelta del liceo non è ok, scelgo lo scienze umane, ok, scelgo lo scientifico, ok, scelgo il classico e ognuno è diverso perché uno si studia di più, uno si studia di meno, no, cioè secondo me dipende molto dal tipo di scuola, dai professori che vi capitano. Poi vabbè, approfondirò meglio questa parte, però magari, che ne so, tecnicamente dovremmo fare più scienze umane, però se ci capita il professore che, tra parentesi, non gli va di lavorare, che cosa succede? Che ovviamente studi poco scienze umane, quindi non è vero poi fondamentalmente che dovresti studiarne di più. Quindi in realtà è molto soggettivo e dipende da un sacco di varianti. Quindi sfatiamo il mito che si dice che allo scienze umane non si studia, vi giuro non ce la faccio più a sentire questa frase. Tutti i miei amici che non vanno alle scienze umane mi dicono: eh vabbè, ma tu vai alle scienze umane e non studi. Cioè, magari io me ne esco dicendo: no, vabbè, ho troppi compiti per domani, ma tu vai alle scienze umane e non studi. Non è vero, non è vero, assolutamente no. È un liceo, quindi chiaramente come il liceo classico, come il liceo scientifico, come il liceo linguistico, si studia. Io credo personalmente, poi magari, come dicevo prima, varia a seconda delle varianti che vi stavo dicendo prima. Di solito nel liceo rispetto all'istituto si studia di più. Però anche questo dipende. Io, comunque, tra parentesi, sono al quinto anno e ho fatto appunto scienze umane da 5 anni. Non ho mai cambiato scuola, sono sempre stata nella stessa scuola, stesso indirizzo, stessa sezione. Quindi vi do il mio punto di vista, che diciamo è abbastanza ampio dal momento che comunque ho fatto 5 anni, non li ho finiti, però ho fatto 5 anni. Spieghiamo un po' come funzionano le materie. Da quello che ricordo, fino al terzo, le materie principali sono: alle materie in generale principali sono, vabbè, scienze umane, che per i primi 2 anni si fa soltanto pedagogia e psicologia. Pedagogia che tecnicamente è la scienza, diciamo, che studia i bambini fondamentalmente, però è più sull'educazione. Per la maggior parte degli anni abbiamo fatto l'educazione nei tempi antichi, quindi magari nei greci, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda psicologia, vabbè, lo studio della mente, e poi dal terzo si prendono altre due materie che fanno parte sempre delle scienze umane, che sono antropologia e sociologia. L'antropologia studia l'uomo, mentre vabbè, la sociologia studia la società, l'uomo nella società. Poi vabbè, c'è sta matematica, fisica, che mi sembra che si prende dal secondo anno, terzo anno, non mi ricordo. Abbiamo diritto, che però finiamo, cioè dopo 2 anni lo perdiamo, facciamo soltanto i primi 2 anni di diritto. Arte, che si prende dal terzo insieme a filosofia. E poi vabbè, tutte le materie normali, quindi inglese, educazione fisica, religione, eccetera, eccetera. L'unica pecca, diciamo così, è il latino, che si fa anche alle scienze umane. Devo dire che quando ho scelto la scuola, ho sentito latino, io traumatizzata, perché ovviamente non era una materia che non avevo mai fatto. Ma devo dire che per i primi 3 anni abbiamo fatto grammatica, che è la parte, diciamo, tra virgolette, più tosta, perché è un po' più logica, diciamo. Le cose sono quelle che devi sapere, non è che ci puoi ragionare sopra. Mentre per quanto riguarda dal terzo in poi, letteratura latina, quindi che è come letteratura italiana, però si parla dei latini. Quindi fondamentalmente letteratura latina è semplice, non vi scandalizzate, che tecnicamente, almeno poi nel mio caso, per 5 anni non farete soltanto grammatica. Una domanda che mi viene fatta spesso è se questo liceo effettivamente è difficile. Secondo me questo liceo è un liceo che apre tantissimo la mente. Io ora, non avendo mai provato altri tipi di licei, non posso dirvelo, però oltre, vabbè, alle materie che cambiano, cambia anche il modo in cui insegnano i professori, perché
Se magari nel liceo scientifico, ora posso dire una cosa che magari non è vera, però questo è il mio pensiero, studi così come studi normalmente, quindi studi sui libri, quello che c'è scritto, impari, ripeti, eccetera, eccetera. Nel liceo delle scienze umane, in quasi tutte le materie, quindi non soltanto le materie delle scienze umane, i professori ci aiutano a ragionare, quindi andare oltre quello che c'è scritto sul libro, fare dei dibattiti in classe, parlarne, approfondire, eccetera, eccetera. È una scuola in cui si approfondisce molto e a me piace veramente tantissimo questa cosa perché secondo me è un liceo che poi nella vita ti lascia molto dentro perché ti aiuta proprio nella vita a ragionare e soprattutto le materie delle scienze umane ti aiutano a capire la mente dell'uomo, a capire il prossimo, a mettersi dalla parte delle altre persone. Aiuta in un sacco di punti di vista, secondo me, questa scuola, perché poi alla fine scienze umane parla dell'uomo, quindi della vita, e quindi poi alla fine vai a studiare quello che poi ti capita effettivamente nella vita. Secondo me è una cosa molto molto bella. È un liceo che a me ha aiutato tantissimo perché non sono mai stata una persona introversa, questo devo ammetterlo, però se mettessi a paragone la me del primo superiore, la me del quinto, devo dire che la scuola mi ha aiutato tantissimo a maturare e soprattutto a diventare più estroversa. Sembrerà una cosa impossibile, ma vi giuro che questa scuola mi ha aiutato tantissimo. Una cosa bella, che nella maggior parte del liceo delle scienze umane, adesso con il Covid non saprei, più bella è che dal terzo superiore si fa alternanza scuola-lavoro e dovete sapere che noi abbiamo fatto alternanza scuola-lavoro prima del Covid, proprio qualche settimana prima del Covid, mi sembra quella prima, così. Abbiamo fatto una settimana di alternanza in una scuola elementare e vi giuro che è stata l'esperienza più bella della mia vita, dal punto di vista scolastico, devo dire, perché appunto ci hanno mandato in questa scuola, ci hanno diviso, cioè la nostra classe è stata divisa per classi lì alle elementari, sono capitata in una quarta elementare, della mia classe nella quarta elementare eravamo tre e vi giuro è stata un'esperienza bellissima, mi ricordo che c'era un bambino che non sapeva studiare, cioè non gli piaceva proprio, non si applicava e mi ricordo che mi si era avvicinato e mi aveva chiesto mi spieghi questa parte. Io, cioè, immaginate che, cioè, nel senso, io non è che avevo basi, capito? Non ho mai insegnato a nessuno, non ho mai fatto l'insegnante. Ci hanno mandato lì, all'improvviso, questo bambino viene da me e mi dice: Mi spieghi questa cosa? Io non so come mi è venuto proprio naturale. Vabbè, ovviamente l'argomento era semplice per me, essendo che era una carta elementare. Però vi giuro, cosa è successo? Sembra che poi magari mi voglio vantare, prenderla veramente così. Gliel'ho spiegata in 10 minuti, un quarto d'ora, vabbè, ora non ricordo bene, comunque in poco tempo. Il bambino si è voluto fare subito interrogare dalla maestra e ha preso un bellissimo voto. E mi ricordo anche la maestra mi guardò e mi disse: complimenti, non l'ho mai visto applicarsi così tanto. E veramente questa cosa mi ha riempito il cuore perché mi ha fatto piacere, uno, che sono stata d'aiuto e due, che evidentemente alla fine non potrei anche volendo fare l'insegnante. Comunque è una cosa che è una dote che magari ho. Poi un'altra domanda che mi viene fatta spesso è se assegnano molti compiti. Io continuo a ripetervi che è una cosa soggettiva che varia da scuola a scuola, non dipende dall'indirizzo, però sempre dal mio piccolo, perché non avendo avuto altri confronti con altre scuole, non posso dire se effettivamente è così, quindi sottolineo il mio pensiero. Nello scienze umane ci sono più compiti orali piuttosto che scritti, perché ovviamente a differenza di uno scientifico in cui c'è molta più matematica, anche se questo, ripeto, dipende dal professore che vi capita. C'è molta più matematica e fisica, chiaramente ci saranno più compiti scritti da fare rispetto a uno scienze umane, che comunque, che ne posso dire, di psicologia, pedagogia, ci sono gli esercizi sul libro, però fondamentalmente è più da studiare, più di ragionamento, uguale per le altre materie. Nel caso della mia scuola, devo dire che si alternano a periodi in cui danno pochi compiti e sono gestibili, a compiti in cui e a periodi in cui i professori si rendono conto che gli mancano i voti e quindi impazziscono tutti quanti e abbiamo tutte le verifiche insieme, come questo periodo qua. E in realtà non saprei che altri consigli darvi perché penso di aver detto tutto. Non so, ho fatto un po' una confusione generale mentre parlavo perché prima dicevo una cosa, poi ne dicevo un'altra, ma il senso del discorso è che io vi consiglio di scegliere questo liceo perché secondo me vi aiuterà ad aprire la mente e a ragionare. Poi chiaramente se vedete che studiate troppo, non vi piace come sono i professori, non vi piace il tipo di indirizzo, non vi piacciono le materie, volete fare che so, più matematica, più inglese, ovviamente poi da lì cambiate, siete sempre in tempo fino al quinto superiore di cambiare scuola, di cambiare sezione, scuola, di cambiare indirizzo, siete liberi, quindi io vi consiglio di provare. Se già stavate pensando di prendere lo scienze umane, di provare, se non vi trovate bene, siete sempre in tempo per cambiare. Tutto ciò, io mi sono scordata di aprire il calendario dell'avvento. Perché eccolo qui, io ho questo di Sephora. Numero 4, eccolo qui. Una bath bomb. Ce l'ho già dall'anno scorso, però l'avevo presa blu, non l'ho mai provata, quindi la proverò e proverò anche quella dell'anno scorso. Detto questo, io vi ricordo di seguirmi sia su Instagram che su TikTok, mi chiamo così, nell'info box vi lascio anche un video del mio metodo di studio se vi può interessare. E niente, vi mando un bacione.
e ci vediamo al prossimo video.